Maurizio Colantoni, il Taraflex non è più verde, siamo al Palaverde, scusa il gioco di parole, è diventato incredibilmente rosa. Fa una bella impressione vedere questo campo al Palaverde, che è il campo dei grandi eventi, il campo delle squadre che vincono il campionato, ma delle squadre che vanno in finale. Per Limoco Volley Conegliano è la prima finale nel primo anno della sua storia, della nuova storia di Conegliano, una grande sorpresa. Pazzesca, perché devo dire che poi alla fine, facendo un rivisitando un po' tutta la stagione, devo dire che Conegliano ha meritato ampiamente. Busto è una grande squadra, lo sappiamo, ha vinto lo scudetto nella passata stagione, ma probabilmente per quello che abbiamo visto durante la regular season meritava, anzi strameritava, di arrivare in finale. Sicuramente meritava di arrivare in finale, però visto che ha dato molto durante la stagione, durante la regular season, con i problemi che sappiamo di palleggiatrice, con i posti 4 che, diciamo, il pallone giù lo mettevano a volte sì e a volte no, alla fine la sorpresa Conegliano, secondo me, diventa più di una sorpresa. Alla fine ha meritato di giocarsi questa finale, soprattutto perché è una nuova società e ha voglia di crescere da qui in poi. Poi quello che succederà. Scusa, non fai pronostici solitamente, però oggi te lo chiedo, che cosa ti aspetti? Soprattutto ti dico che il Palaverde è full, è gremito. Stamattina gli ultimi biglietti sono andati letteralmente a ruba. Guarda, l'impressione è stata già fenomenale nella gara con Busto, che devo dire è palpitante l'emozione. So che stasera sarà una partita di alto livello, spinte dal pubblico. Conegliano farà un'altra grande partita. Bisogna fare però un'analisi corretta, perché Piacenza, io sono andato a vedere gli scudetti, ogni giocatrice si è vinta il suo scudetto. Da parte vostra c'è Barazza, diciamo, la giocatrice che ha più esperienza, però secondo me, se Conegliano gioca come sa giocare, può dar filo da torcere, farà una grandissima finale partendo da questa sera. Ti ringraziamo e ti voglio chiedere un'ultima cosa: che dirai ai telespettatori su Rai Sport? Che dirò? Racconterò la partita con il massimo della passione, come faccio sempre, insieme a quel pazzo che sarà vicino a me, Lucchetta. Allora abbiamo scartato Galli per stavolta. Vabbè, Galli è un grande professionista, Lucchetta torna a fare il mio compagno, come è stato negli ultimi 4 anni. Per la finale è giusto che la faccia lui vicino a me. Un in bocca al lupo. Grazie a voi.